Questo TG è offerto da Sparco, motorsport dal 1977. GL Hydraulic, componenti oleodinamici. Questa settimana Rally Dreamer News. 56esimo rally del Salento, 30esimo rally internazionale del Taro, 8° rally il Grappolo e tutti i prossimi rally. Amici di Rally Dreamer TV, buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Rally Dreamer News. Siamo alla 13ª puntata, ma come sempre cominciamo dai rally che si sono svolti nel fine settimana. Luca Pedersoli e Corrado Bonato hanno vinto uno dei più spettacolari e tirati rally del Salento, dopo dei giorni di gara passati a lottare sul filo dei decimi. L'edizione 56 della gara organizzata da ACI Lecce, valida come terzo appuntamento del Trofeo Italiano Rally, ha regalato alla serie di colore una bellissima gara, dove tra i rientri di spessore e battaglie in punta di millesimi l'incertezza del risultato è rimasta tale fino alla fine. La coppia a bordo della Citroën DS3 WRC si è imposta sui leader del trofeo Giuseppe Testa e Gino Abatecola con un margine di appena 1 secondo e 5 decimi. I secondi classificati ci hanno provato fino alla fine a mettere Pedersoli sotto sacco, ma quei 4 secondi rifilati dal bresciano nella PS6 sono stati un margine difeso strenuamente. L'ennesimo duello ha dunque animato prova dopo prova il Trofeo Italiano Rally, che, visto il punteggio a coefficiente maggiorato assegnato in Salento, ora vede Pedersoli rilanciarsi pesantemente verso il vertice, in uno scontro tra grandi piloti che la serie si porterà avanti fino alla fine. Terzo al rientro e con un conto in sospeso con le strade salentine sempre complicate per i muretti a secco, la vegetazione e l'asfalto scivoloso, Luca Rossetti con Nicolò Gonella a bordo di una Skoda Fabia Evo. Il campione europeo ha fatto partire la sua stagione dal tacco d'Italia e, nonostante le tante novità, è subito partito bene con i tempi per sfidare il podio e la vittoria. Nella serie dell'R Italian Trophy un solo partecipante a punti, Giorgio Liguori, navigato da Mattia Nicastri in secondo raggruppamento. Spostiamoci adesso in Emilia-Romagna, dove Marcello Razzini ha vinto per la prima volta il rally internazionale del Taro. Il pilota parmigiano al volante della Skoda Fabia Evo, navigata da Gabriele Zanni, è riuscito ad imporsi sugli avversari grazie ad una seconda prova speciale di spessore, in cui è riuscito a staccare il secondo a 5 secondi. Nelle successive 5 prove Razzini è sempre riuscito a mantenere gli stessi tempi degli inseguitori, riuscendo così a giungere al traguardo finale con un vantaggio di 9 secondi. A lottare per il podio fino all'ultimo secondo sono stati Antonio Rusce, navigato da Sauro Farnocchia, e Gianluca Tuosi in coppia con Alessandro Del Barba, distanti solo 4 decimi l'uno dall'altro. Rusce si era congedato dalla prima giornata di gara al comando dopo la vittoria della prova speciale inaugurale, mentre Tosi è riuscito nelle fasi finali di gara a rimontare fino al terzo gradino del podio, vicinissimo al secondo. Restiamo nella Valle del Taro, dato che Andrea Crugnola fa 2 su 2. Anche al Taro il campione italiano in carica mette le ruote della sua 106 kit davanti a tutti nel gruppo delle due ruote motrici. Il pilota varesino, navigato nella serie IRC da Andrea Sassi, è riuscito ancora una volta a sorprendere tutti con un 13° posto assoluto, a conferma che queste piccoline hanno ancora tanto da dare ai rally, soprattutto quando vengono guidate da campioni del calibro di Crugnola. Ma sentiamo le sue parole a fine gara. Molto bene, dai, siamo contentissimi, abbiamo fatto davvero una bella gara. Su alcune prove siamo stati su, diciamo, come distacco chilometrico sul secondo e mezzo confronto del Rally 2, e dunque meglio di così non potevamo più da sperare, ecco. Il team SMD con la 106 sempre al top, anche il navigatore, il mio amico Andrea Sassi, si è comportato bene, e Pirelli bene, io mi sono impegnato, e un bel weekend, ci ha aiutato anche il bel tempo, quindi bene così. Prossimo impegno i due valli, prossimo impegno di RC invece sarà il Casentino, dove stiamo correndo anche grazie ai nostri partner, in particolare anche Rally Dreamer che ci supporta, quindi un saluto a loro e tanta roba.
Pronostici rispettati per l'ottava edizione del Rally Il Grappolo, che ha visto centrare lo storico quarto successo consecutivo per Elvis Schentr. Il pilota aostano, al via con Federico Boglietti su Skoda Fabia Evo, ha condotto la gara in testa fin dai primi metri. Già nella prima giornata era in testa, precedendo gli svizzeri Michael Burry e Gaetan Aubry su Hyundai i20, con un vantaggio di quasi 8 secondi. Elvetico dal canto suo apriva la seconda parte all'attacco, facendo segnare il miglior tempo sul primo passaggio a Villafranca, nel corso del quale recuperava 3 secondi e 8, mentre Schentr doveva rallentare per un problema al parabrezza della Skoda. Il pilota di Roisan ritornava però protagonista sulla quarta prova a Ronchesio e sul successivo parziale di Villafranca, dove migliorava addirittura il tempo del primo passaggio e riportava la differenza con Burry a 7 secondi e 3. Il miglior tempo fatto segnare anche sulla prova conclusiva a Ronchesio serviva a confermare il successo assoluto davanti a Burry, mentre la terza posizione sul podio regalava l'ultimo colpo di scena con l'uscita di strada dei liguri Federico Gangi e Luca Pierani in gara sulla Skoda Fabia, che avevano recitato costantemente il ruolo di terzi incomodi. Così al terzo posto sono saliti Patrick Gagliassio e Dario Beltrano, autori di una seconda parte particolarmente frizzante dopo un inizio gara dove un problema tecnico li aveva rallentati. Per la serie dell'Air Italian Trophy, nel secondo raggruppamento, escono vittoriosi Marco Varetto e Vittorio Bianco a bordo di Opel Corsa Rally 4. Completare il podio Stefano Santero e Leonardo Mazzilli davanti a Matteo Cotto e Andrea Boano, entrambi su Peugeot 208. Il terzo raggruppamento invece sul gradino più alto del podio, Erwin Amerio, navigato da Raffaele Pizzato, seguiti da Alessandro Ferro e Giorgia Colla. In seconda posizione è Andrea Beghè e Davide Bertini a completare il podio. Un Lancy Rannikon Rally che ha servito sul piatto un fine settimana difficile da digerire per Giovanni Trentin, reduce da due giorni complicati durante il quarto appuntamento del Finnish Rally Championship. Tutto quasi si decideva nella sessione di test che anticipava la partenza con il giovane portacolori di MT Racing e di ACT Italia, sempre sostenuto da Movisport, che incappava in un guasto tecnico al motore. Conclusa la prima frazione in settima posizione in classe SM3 Trentin, sempre affiancato da Danilo Fappani, non riusciva a risalire la china, viaggiando nella parte bassa della top 10. In attesa che la classifica provvisoria della massima serie finlandese sia aggiornata ufficialmente, Trentin può strappare un mezzo sorriso per l'incremento di esperienza fatto su prove speciali che, seppur con problemi al motore, lo hanno visto viaggiare su alte e medie orarie. Passiamo adesso ai rally che si svolgeranno prossimamente, perché è iniziato il countdown verso l'unica gara italiana di questo weekend, il Rally Italia Sardegna, che vedrà sbarcare sull'isola i piloti del WRC insieme a molti piloti nostrani con tanta voglia di farsi notare. Tra gli iscritti tutti i protagonisti full time del mondiale, con l'aggiunta di Sébastien Ogier su Toyota e Daniel Sordo su Hyundai, che cercheranno di aiutare le rispettive scuderie a guadagnare punti importanti per la classifica costruttori. La gara si svilupperà su 3 giorni, con la partenza da Alghero prevista domani e l'arrivo nella stessa città domenica, con 14 prove speciali per un totale di 266 km. Sarà proprio Valeria Marini la madrina della 60esima edizione del Rally Valli Ossolane. Scuderia New Turbomark ha ufficializzato così la partecipazione della celebre artista all'appuntamento che punterà i riflettori del motorsport sulla provincia del Verbania Cusio Ossola nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno. Una presenza di elevato spessore artistico, chiamata a presenziare alla cerimonia di premiazione di un evento che con il suo coinvolgimento ha confermato una caratura da grande palcoscenico. Questa era l'ultima notizia per oggi. Io vi ricordo il nostro consueto appuntamento ogni giovedì alle 21.30 in onda su Facebook e sul nostro canale YouTube con Rally Dreamer News. Ovviamente seguiteci su Instagram e su TikTok. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Un saluto da Elisa Mazzucchelli.